Come una mamma. Ciao! Oggi mi sa che è il caso di mettere a posto questa cucina. Pieghiamo questo telo, così, e anche questo. Rachele ha preso questo mestolo e sta usando le formine per i dolci. Si diverte così. Abbiamo un sacco di formine, tante! Da qui ci esce un budino, ad esempio. E da qui i cupcake. Guarda, ma qui ci escono i biscotti a forma di coniglio. E qui, guarda che belli, Maria! Ci sono un sacco di biscotti con tutti i mezzi di trasporto. E qui lo stesso, i biscotti per Natale. E qui una torta. Oh, mi sta già venendo fame. Beh, allora prendiamo un sacco di queste formine e facciamo dei dolci. Che ne pensi, amichetta? Sì, sì, facciamo i dolcetti con i frutti di bosco. Sì, con i frutti di bosco, sì. Oh, mi piace questa idea. E allora, amichetta, che ne pensi se vai al supermercato e compri i frutti di bosco e l'impasto, tutto quello che serve quindi per fare questi dolci? Va bene, vado subito, vado subito! Amichetta, aspetta! Hai dimenticato i soldi! Vieni qua! Oh, certo, ho dimenticato i soldi! Contiamo i soldi. Mille, dieci, cinquecento, cinquanta, cento e ancora cento. Sono sicura che ti basteranno, sono tanti i soldi. Mettiamoli di nuovo nel borsellino. Chiudiamolo bene e poi dentro la tua borsetta, amichetta. Adesso sei davvero pronta, puoi andare. Allora vado, sono felice di aiutarti, Maria. Prendiamo il carrello. Che bei frutti di bosco. Li prendo, mi piacciono tanto, sono veramente belli. Andiamo a cercare la farina. Eccola! Oh, limone, fragola, c'è anche pistacchio! Maria sarà contenta, ce ne sono di tanti tipi! Bene, adesso prendiamo la farina e la fragola. E l'ultima, la farina al pistacchio. La cassa è libera! Mettete le cose da pesare sopra la bilancia!
Avete altro da pesare? Sì, ci sono i frutti di bosco. Eccoli qua, eccoli qua. Il totale è 150. Prendiamo i soldi. Ecco lei. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Tieni Rachele, prendi questo mestolo. Io e Rachele siamo pronte, ma dove sarà amichetta? Non è ancora tornata. Oh, che fatica! Sono tornata! Oh. Vediamo allora cosa hai comprato. La farina al limone! È buonissima! È profumatissima, mi viene già l'acquolina. Mettiamola su un piatto. Ah, pistacchio! È buonissima anche questa. Mettiamola sul piattino. E fragola! Ah, amichetta, hai scelto i miei gusti preferiti. Anche questa, mettiamola sul piatto. E adesso? Oh, le bacche! Sono qua i frutti di bosco! Perfetto, amichetta, hai preso proprio tutto! Quale dolce facciamo, Maria? Oh, adesso abbiamo tantissime formine, tutto il necessario per fare i dolci e adesso li prepariamo. Sei pronta? Sì, 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 che bello, urrà! Iniziamo con la fragola. Io scelgo questa. Mettiamo la farina dentro. Schiacciamo bene e adesso mettiamo il piattino sopra, giriamo e vediamo un po'. Siete pronti? Voilà! Oh, ma che bella, che bella! È bellissima! Mi piace, mi piace! Maria, per favore, posso scegliere una formina? E la farina, così ne avrò una tutta per me? Certo, amichetta, scegli pure. Dai, sono pronta. Oh, io voglio questa formina che ha la forma di un fiocco di neve. La voglio fare con limone. Sì, con limone. Iniziamo allora. Prendiamo questa farina al limone e la mettiamo nella sua formina. Ok, così pressate bene, mettiamo il piattino e giriamo. Brava Rachele, aiutami! Wow! Ti piace, amichetta? Sì, Maria! Mi piace! È bellissimo! Mi piace, mi piace!
Bene. Allora, Rachele, sei rimasta tu. Quale formina scegli? Ottima scelta, Rachele. Un fiorellino è molto grazioso. Adesso usiamo la farina al pistacchio. Ok, facciamo come gli altri. Il piattino, giriamo. Rachele, mi aiuti a battere sopra con questo mestolino? Rachele, guarda che bello questo fiorellino! Maria, ma cosa ne facciamo dei frutti di bosco? Usiamoli per metterli sopra queste torte! Certo, prendiamo i frutti di bosco e decoriamo prima la torta di Rachele. Maria, come sono belli! E a voi piace preparare i dolcini con la sabbia magica che abbiamo utilizzato oggi? Fatecelo sapere nei commenti. Vi aspettiamo. Ciao ciao, a presto! Come una mamma. Ciao, Rachele sta ancora dormendo e allora io nel frattempo gli preparo una buonissima pappa. Penso di preparare un buonissimo semolino, dolce, come quello che faceva mia nonna. Allora, abbiamo bisogno del latte, una banana, delle fragole e ovviamente il semolino. Abbiamo bisogno di lavare prima la frutta, però. Adesso prendiamo una bella pentola e un mestolo e versiamo dentro il nostro latte. Mettiamo adesso la pentola con il nostro latte sul fuoco. Accendiamo. Adesso tagliamo la banana. Andiamo a vedere com'è il latte. Benissimo, il latte è pronto, lo togliamo dal fuoco e adesso possiamo aggiungere il nostro semolino. Giriamo bene adesso il semolino e adesso lo rimettiamo sul fuoco. Possiamo già versarla nel piatto. Aggiungiamo la nostra frutta, i pezzetti di fragola.
E la banana, qualche pezzo. Benissimo, ora che la sua colazione è pronta andiamo a svegliarla. Rachele, Rachele, dai, svegliati. C'è una bellissima colazione per te. Ti ho preparato il semolino dolce con la frutta. Vuoi provarlo? Fai a... Brava, mangia così diventi grande, grande. Maria, guarda! Rachele ha mangiato tutta la sua pappa! Che brava! Sta per diventare grande, grande, grande! Hai visto, amichetta, che brava la nostra Rachele? Bravissima, Rachele. Allora, io ho una sorpresa. Siete pronte? Guardate un po'. Ho la casa del gelato! Potrà mangiare questo gelato? Che ne pensi? Certo, amichetta, gliene farò uno piccolo, solo con latte e vaniglia. Ah, ho capito. Va bene, e allora per me uno con arancia e fragola. Sì, fragola. Eccoli qua. Prendiamo prima quello per fare il gelato per Rachele. Vaniglia e latte. Lo lavoriamo bene, poi gli diamo questa forma. Maria, ma ti sei dimenticata la formina! Prendiamo questo arancione per Rachele. Hai ragione, amichetta, hai ragione. Ma come faccio senza di te? Si fa così. Questo, aggiungiamo questo e poi abbassiamo. Pronti? Via! Così bellino e delicato questo di Rachele. Anch'io lo voglio molto, molto, molto carino. Adesso, amichetta, è il tuo turno. Prendiamo l'arancia. Hai visto che grande, amichetta? Ma adesso prendiamo la fragola. Anch'io una decorazione. Vorrei una stellina bianca, per favore. La prepariamo subito. Eccola qua la stellina. Ora i gelati sono pronti. Questo è per Rachele. E questo grandissimo è per amichetta. Ah, oh, è bellissimo, è bellissimo! Non so neanche da dove iniziare.
mangiare, è troppo bello! Lo vorrei mangiare subito, ora! Per Rachele ci penso un po' io. Bene, loro mangiano e noi andiamo. E voi? Quale gelato preferite? Ce lo fate sapere nei commenti? Vi aspettiamo. Allora presto, al prossimo video. Ciao ciao!